Bene, buongiorno a tutti. Il talk di oggi è con un collaboratore di Multi, marketing consultant, Valentina Bucca. Ciao Valentina. Oh, Buongiorno Giovanna, ciao. eccoci. E, oggi il tema e il focus è proprio su un argomento di grande attualità. Parliamo di dati, parliamo di informazioni, parliamo di marketing intelligence, di business intelligence in un momento come questo, appunto, che chiama ripresa e attenzione anche alle informazioni. Quindi lascerei a te, Valentina, di raccontarci l'importanza di questa parte del marketing. Grazie Giovanna, è davvero con piacere che affronto questa riflessione, anche perché siamo stati abituati fino a poco tempo fa a concentrarci molto sul tema della riflessione. Oggi però, anche ascoltando i nostri clienti, ascoltando le aziende che affianchiamo nei percorsi di sviluppo, sempre più sta emergendo forte il tema della ripresa, ma soprattutto di come affrontare questa ripresa. Alcune aziende hanno già riaperto, altre si stanno apprestando a farlo. Sappiamo la contrazione dei danni economici che purtroppo questo lockdown ha causato, ma non sappiamo come sarà questa ripresa e soprattutto non ne conosciamo la velocità. Quindi molto, se non quasi il 90%, dipenderà dallo stato di preparazione e reazione delle imprese stesse. Quindi come fare? Dobbiamo attivare tutti i nostri sensi per cogliere indicazioni, segnali, per poter interpretare e affrontare quello che è l'immediato futuro. Come nella vita personale, io dico anche le imprese devono riuscire a potenziare tutti i sensi in questo scenario che ormai è cambiato e l'orizzonte al quale far tendere scelte e azioni è sempre più vicino. E pianificare una ripresa sembra oggi prendere una connotazione direi quasi paradossale, quindi nel pieno di un'emergenza globale, dove ancora siamo purtroppo, come ipotizzare scenari, programmare azioni, prevedere ritorni in un momento in cui è proprio l'imprevedibilità a fare da padrona. I tempi si contraggono assolutamente, stiamo abbandonando quelli che erano un po' i ritmi novecenteschi delle rivoluzioni industriali e dobbiamo accogliere i tempi rapidi dell'innovazione tecnologica. Quindi rispetto a questo assolutamente non possiamo pensare di attendere la certezza per agire, ma dall'altra parte non possiamo neppure pensare di rimanere fermi. Quindi cosa fare? A mio avviso dobbiamo imparare ad abbandonare quella che era la zona di comfort, la nostra abitudine e la nostra routine nella valutazione, nelle scelte e adottare un metodo che è un po' il metodo per prove ed errori, questa parola che un po' spaventa, ma fondamentalmente è il metodo che tutti gli organismi viventi adottano nel processo di adattamento. Le aziende devono quindi riuscire a mantenere quel progetto di lungo periodo, mantenere la visione lungimirante come punto fermo, ma devono muoversi nel presente delle piccole scelte, basate su quelle informazioni che ormai sappiamo tutti hanno delle evoluzioni quasi quotidiane. Devono andare a dettagliare ancora meglio quelli che sono i loro target di riferimento, settoriali, applicativi, trovando quel giusto equilibrio tra macro trend e microdati. Per cui qui si apre il grande tema delle fonti, quindi le fonti sono quella base solida sulla quale fondare le proprie scelte, quindi come sceglierli. Oggi l'esempio lo abbiamo tutti davanti agli occhi, il tema delle fonti rispetto all'emergenza sanitaria, una marea di fake news, di indicazioni parziali, contraddittorie, che però hanno dato riscontro con azioni concrete. Questo spaventa e deve spingere alla ricerca della vera informazione che io dico, come poi diceva anche Giorgio Ferraris, deve andare nella direzione del maggior ascolto.
Questo è interessante perché mi parli di dati e di informazioni, ovviamente che sappiamo che per il marketing sono fondamentali. Raccoglierli, comprenderne la veridicità, andare a fondo, proprio pulirli, diciamo, per arrivare ad avere quel dato unico interessante che ci serve per prendere decisioni. Però stai dicendo che l'ascolto diventa un'altra degli importanti strumenti. E se facciamo un parallelismo tra l'ascolto oggi sul mercato del cittadino per misurare lo stato di emergenza, forse anche in azienda questo ascolto al proprio al target, ai propri clienti, diventa uno degli strumenti importanti di marketing. Condivido, Giovanna, un aspetto molto importante che balza subito all'occhio quando affianchiamo le aziende nei percorsi di pianificazione strategica e di crescita è il fatto che l'azienda non abbia problemi nel reperire informazioni, ma nello strutturarle e nell'interpretarle nel modo adeguato. Una riflessione che è sorta in questo periodo è relativa appunto ai dati. Prima del lockdown parlavamo di big data, in un contesto quasi di rincorsa a tutti i dati disponibili, di raccolta, vedendo la rete e il web come un bacino infinito nel quale attingere. Questo certamente resta importante, saper leggere, estrarre le informazioni e beneficiare da questa iperconnessione che ci circonda. È un beneficio di questa evoluzione tecnologica che dobbiamo essere in grado di governare. Ma aggiungo, è necessario avere un approccio critico a questi dati. Bisogna porsi le giuste domande, saperli guidare, comprendere, interrogandosi sulle informazioni che sono davvero utili per il nostro business. Quindi, più che di big data, in questo caso parlerei di right data, in un'integrazione di dati macro e indicazioni locali, specifiche, che rappresentano davvero il contesto particolare all'interno del quale è inserita la nostra azienda. Bene, in questi right data, i dati giusti, non i dati grandi, ci sta quindi, come dicevamo, il numero, la quantità, ma anche la qualità, quindi l'ascolto, quindi le informazioni che arrivano dal mercato ascoltandolo proprio, interrogandolo in maniera puntuale e precisa. Questo mi sembra molto interessante. E tutto questo lo possiamo mettere dentro a uno strumento che ci può venire utile? Qual è lo strumento che in genere anche noi utilizziamo quando facciamo questo mestiere? Dove vanno a finire queste informazioni? Questo è l'importantissimo sistema di marketing intelligence che pone l'attenzione ancora di più oggi sull'interpretazione delle informazioni e questa verifica importante delle fonti. Il marketing è oggi il nodo chiave nel processo di ripartenza delle imprese. È a fianco dell'imprenditore e dei manager perché proprio indaga e recupera quelle informazioni primarie che sono essenziali per affrontare le scelte strategiche di breve, medio e di lungo periodo. Uno spunto concreto è, come dicevamo, l'ascolto. Quindi rafforzare, per esempio, il dialogo con i propri clienti. Conoscerli meglio. Tante volte questo non succede, ma soprattutto pensiamo di conoscere tutto. In realtà i nostri clienti rappresentano una fonte quasi inesauribile di informazioni, se ovviamente ben stimolati. Sanno i propri bisogni, conoscono le necessità dell'utilizzatore finale e oggi più che mai sono aperti al dialogo, permettendo di dare alla nostra azienda quel vantaggio competitivo basato su valori di partnership, di coprogettazione, di problem solving, che vanno oltre il semplice vantaggio di costo. Questo però avviene solo aprendo un dialogo analitico e sensibile con i clienti, stabilendo delle relazioni umane, quindi dei rapporti che vanno oltre il semplice rapporto di fornitura e cliente. Così si creano relazioni win-win che vanno oltre l'incertezza, perché un po' come diceva Drucker, l'economista, e Abramo Lincoln prima di lui, il modo migliore di parlare, di predire il futuro è crearlo. Molto bene, Valentina, mi sembra che siano tutte informazioni di grande utilità, quindi andare in azienda, ripartire da un'analisi, quindi una fase di comprensione di numeri, dati, informazioni, ascoltare il cliente
e poi da questo, diciamo, approccio strategico cominciare a definire i piani, le azioni, le attività, le comunicazioni, le azioni commerciali, rimettere insomma in ordine un po' il piano marketing, no? Questo è di grandissima importanza in questo momento, quindi abbiamo parlato di trial and fail, che vuol dire non aver paura a provare, magari sbagliare e cambiare rotta. Questo è il momento della flessibilità in assoluto, l'abbiamo sempre detto, adesso ancora di più. E abbiamo parlato di marketing intelligence, vuol dire un cruscotto di dati, di informazioni, di ascolti sempre aggiornati che guidano la nostra azienda nelle scelte più giuste e che ci portano davvero a sviluppare e a trovare il nostro posto giusto sul mercato. Mi sembra molto interessante e ti ringrazio tantissimo per aver condiviso questo pensiero. Grazie Valentina. Grazie a te Giovanna.